le comunità che cambiano la società. Perché tutte le esperienze che abbiamo sentito questa mattina e che rileviamo anche durante, come dire, in altri contesti, nel corso della nostra vita, che partecipiamo, che contribuiamo a costruire, hanno la caratteristica di poter ambire oggi a cambiare, come dire, i connotati del nostro vivere insieme. E il nostro vivere insieme non è solo vivere all'interno di comunità, ma vivere anche in più ampie società. Questa cosa delle comunità che cambiano la società non è scontata perché? Perché noi veniamo da un'epoca, dell'ultimo secolo direi, in cui le comunità erano marginali o non considerate. Perché non considerate? Perché in realtà si immaginava che altre istituzioni, lo Stato e il mercato, ci pensassero a costruire le condizioni per poter vivere assieme all'interno di sistemi sociali più ampi. Le comunità venivano chiamate in causa quando? Quando lo Stato e il mercato, cioè le istituzioni dominanti della nostra società, non funzionavano. Le comunità quindi sono una specie di idraulico, no? Che chiami quando hai una perdita in casa, ti aggiusta il lavandino, se il lavandino è aggiustato, continui a lavorare o a vivere nella tua casa come se niente fosse successo, fino al prossimo incidente. Il problema qual è? Che oggi nella nostra società le grandi istituzioni che la regolano, lo Stato, il mercato, quindi vuol dire la pubblica amministrazione nazionale, ma anche locale, le grandi imprese, ma anche le piccole e medie imprese, sono di fronte a fallimenti che sono strutturali o, se volete vederla da un altro punto di vista, sono di fronte a sfide come quelli riassunti negli obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, che sono obiettivi molto, molto ampi, da sole non ce la fanno. Quindi hanno bisogno di comunità, hanno bisogno di comunità che sono veri e propri agenti del cambiamento, non solo aggiustatori di problemi contingenti. Questa è la grande sfida delle comunità oggi. E allora come fare? Che caratteristiche hanno? Cosa possono mettere in campo le comunità oggi per cambiare, come dire, i connotati della nostra società, le nostre regole del vivere assieme all'interno, su scala globale? Secondo me hanno una caratteristica che differenzia le comunità di oggi dalle comunità del passato, ovvero che le comunità di oggi sono più aperte e inclusive, hanno più capacità di processare quindi l'elemento base della nostra socialità, che qual è? È quello della diversità. Oggi noi viviamo all'interno di società che si caratterizzano non per elementi di omogeneità, ma per elementi di diversità. Questi elementi di diversità sono molto importanti, però alle volte ci mettono in crisi. Pensate quanto le nostre società vanno in crisi perché non riescono a capire il valore della differenza, ad amare le differenze sostanzialmente, a rendere anche un elemento di valore che consente di vivere insieme, di fare nuova economia e di produrre nuova società. Ecco, da questo punto di vista, le esperienze di comunità che abbiamo visto sono comunità che si fanno carico non solo di coinvolgere i soliti noti, le persone che si assomigliano, ma hanno anche la capacità di includere persone che hanno visioni, capacità diverse, non uguali, e a trasformarle in valore comune. Ecco quindi che da questo punto di vista, se queste nuove comunità riusciranno effettivamente a gestire bene l'apertura nei confronti di una realtà sociale che oggi è molto diversificata e sapranno trasformare in valore sociale e anche economico questa diversità, allora potranno davvero ambire a cambiare le società e a costruirle o a ricostruirle, diciamo, in un modo che ci consente di affrontare le grandi, grandissime sfide che abbiamo di fronte e che non possiamo più rinviare, non possiamo assolutamente più rinviare. Quindi è questo, credo, la grande sfida che attende le comunità, soprattutto all'interno di contesti urbani e metropolitani come questo della vostra città di Milano. Grazie.